Storia a lieto fine per questo esemplare di Otaria orsina in Argentina, trovata il 16 giugno in un fiume particolarmente inquinato, il Riachuelo, è stata riportata in mare dopo le cure degli esperti, prima in un ospedale per fauna selvatica della Fondazione Temaiken, poi alla Fondazione Mundo Marino a San Clemente del Tuyú. Sergio Rodriguez Heredia, biologo, è il responsabile della Fondazione Mundo Marino. Il caso también llama la atención porque es otro ejemplar más que aparece en un ámbito fluviale. È un caso che colpisce, dice, perché non è il primo esemplare che appare in ambito fluviale, quindi in acqua dolce. Ne abbiamo visti parecchi recentemente, soprattutto giovani. Estos ejemplares muchas veces en esa búsqueda frenética de alimentos. Spesso sono animali che alla ricerca frenetica di cibo possono entrare nei canali e da lì finire in un fiume. L'Otaria orsina è una specie con un doppio mantello, uno interno impermeabile che mantiene la pelle asciutta, un altro esterno dal caratteristico colore. Un maschio adulto arriva a 2 metri e pesa 150 kg, le femmine arrivano a circa 60 kg. Per fortuna l'animale era in buone condizioni e con qualche giorno di controllo e di buona alimentazione, con l'impegno della nostra squadra, è stato riportato al suo ambiente naturale.